Due punte, due esterni alti e la sterzata tattica di Mourinho per raccogliere qualcosa in più del golletto delle ultime tre partite ufficiali, dove se non sul campo di una regina ultima in classifica che rischia subito sul palo colpito da Quaresma, molto più in partita di Mancini. Un errore di Barreto dà il via all'azione del gol interista. Ibrahimovic, pendolo per l'inserimento di Maicon che fa un gran gol. È la terza gioia per il brasiliano dopo le esultanze di Torino e col Werder. Sono passati solo 8 minuti, un altro errore difensivo della regina, stavolta di Cirillo, rende ancora più soffice il guanciale. Ibrahimovic, Quaresma e infine Vieira. Ci si sdraiano comodamente. Sotto di due reti a metà tempo i calabresi vengono rianimati da un corner di Barreto, dove si distrae chi aveva il compito di marcare Costa, che di suo però ha il merito di un colpo di gran classe. La rete del capitano fa perdere sicurezza all'Inter, la punizione di Brienza è un altro squillo d'allarme per Giulio Cesar a complicare la testa degli ospiti. C'è poi questa azione di Balotelli che oltre a mandare in fuorigioco Ibrahimovic ha la colpa di mandarlo in bestia e tra i due ci sarà tensione per tutta la partita. Il rientro dagli spogliatoi è quanto di meglio potesse chiedere il Granillo e infatti il minuto 52 quando lo scatenato Brienza, sempre devastante nel galleggiare tra centrocampo e difesa, firma il pareggio. Potrebbe avere un bilancio ancora più negativo l'inizio di ripresa interista se questo duello in contropiede tra Cordova e Corradi venisse interpretato a sfavore del difensore. Dall'arbitro De Marco non è così. L'Inter respira con Crespo in campo al posto di Mancini. Balotelli, spostato a destra, catalizza tutti i palloni trasformati in assist per i compagni. È l'arrabbiato Ibrahimovic il più beneficiato. Sempre nel vivo del gioco Quaresma, al tiro e nell'assist per Crespo finalizzato sul palo esterno. L'assedio interista viene premiato solo nel tempo di recupero. Corner di Balotelli, spunta Cordova 3-2. A mitigare la gioia, la distorsione al ginocchio di Chivu. Ancora una volta Mourinho per un po' dovrà cambiare difesa.